mentre stiamo salendo al Monte Cifalco, nel frattempo sto testando dei bastoncini da trekking che mi sono arrivati giusto ieri. Li sto testando impugnando da una parte una Forklaz 300, quindi Quechua, quindi Decathlon, e poi questa qua che invece è la nuova bacchettina, molto leggera. Adesso è la prima volta che la uso, quindi, però mi sembra abbastanza buona, ecco. Poi ve la farò vedere in un piccolo tutorialino, così ve la mostro nel dettaglio. Sembra una buona soluzione. Dunque amici, oggi parliamo di bastoncini da trekking. Mi è arrivato questo paio di bastoncini l'altro giorno e li ho provati, e quindi ora la recensione. Dunque, questo bastoncino da trekking mi è subito parso molto interessante quando ho letto la descrizione, ho visto le foto su eBay, perché l'ho acquistato su eBay. È, ve lo dico subito, un bastoncino che arriva dalla Cina, quindi qualcuno potrebbe storcere un attimo il naso. In realtà non tutto quello che arriva dalla Cina è di scarsa qualità, ci sono cose anche fatte bene. Io per esempio ho da anni uno zaino che lo uso soprattutto per i trekking di più giorni, ed è ottimo per come è costruito, per i materiali, eccetera eccetera. Quindi, ora, l'ho usato una sola volta in un'escursione, quindi posso darne un giudizio ancora parziale, però diciamo che si è comportato bene, e mi sembra un buon bastoncino costruito con dei materiali, diciamo così, assolutamente di buona qualità, che adesso andiamo a vedere. Allora, il bastoncino arriva con il tappino per il puntale, con la rotellina per la neve, e inserito il tutto in questo astuccio, diciamo, in questa sacca che io francamente non utilizzo, però insomma c'è. Allora, il bastoncino è ripiegato in tre parti, e questo è molto, è una delle prime cose che mi hanno colpito positivamente, in quanto appunto misura solo 30 cm così piegato, ed è facilmente e comodamente trasportabile all'interno dello zaino, volendo, si ha posto. Quando si va a fare un'escursione giornaliera, in generale nello zaino si ha poca roba, quindi nel caso in cui si sta percorrendo un sentiero che per esempio presenta tratti con roccette, come è capitato l'altro ieri, quando sono andato in escursione ed ho provato questi bastoncini, viene comodo, perché non si ha tra le scatole il bastoncino neanche da fuori, e quindi ecco, è già questa una grande comodità. Poi il peso è veramente ridotto, è un bastoncino leggerissimo, è in alluminio. C'è questa fettuccina con chiusura velcro che tiene insieme i tre pezzi, che poi si richiude in questo modo e rimane qua. I tre pezzi sono collegati fra loro da un cavo metallico in acciaio ricoperto con una guaina di gomma. I tre pezzi vengono inseriti l'uno nell'altro in questo modo. Poi c'è questo altro troncone di tubo, diciamo, che va estratto e tirato fino a che c'è un gancetto che scatta e blocca questa parte di tubolare, in modo tale che il cavo interno che tiene uniti i pezzi rimane in tensione, e quindi tutti i pezzi sono perfettamente saldati fra di loro. C'è poi questo elemento di chiusura che permette di aprire e lasciar scorrere un quarto elemento tubolare, in modo tale da regolare ulteriormente la misura del bastoncino.
si può arrivare a un massimo di 110 centimetri, mentre con il quarto tubolare tutto inserito si arriva a circa 90 e poco più, 93 centimetri circa. Io personalmente lo tengo così, preferisco dei bastoncini abbastanza corti, perché li utilizzo con una tecnica che poi mostrerò e vi spiegherò nei tutorial, quelli relativi all'utilizzo dei bastoncini da trekking, cosa molto importante perché moltissime persone o non utilizzano i bastoncini perché dicono che gli danno fastidio, perché io non li uso. Oppure quelli che li usano male, non, perché, e non servono a niente, non serve a niente, l'attrezzatura usata male non serve a niente se non addirittura peggiora le cose. Quindi i bastoncini invece sono utilissimi, molto molto utili per scaricare parte del peso del corpo, della parte superiore del corpo, che va a gravare ovviamente sulle articolazioni delle gambe, dall'anca alle ginocchia, molto alle ginocchia, alle caviglie, al piede, insomma, e in più anche c'è la schiena che risente del camminare su terreni scoscesi, come possono essere appunto i sentieri, con anche delle pendenze importanti. E sono tutti colpi ad ogni passo che il corpo deve ammortizzare sulle varie articolazioni. Se noi abbiamo una distribuzione del nostro peso che va a gravare tutto sulla colonna vertebrale, e sulle gambe, è chiaro che queste parti del corpo ne risentiranno. Se invece le distribuiamo più uniformemente, avendo altri due appoggi che scaricano il peso anche sulla parte delle braccia, delle spalle, è chiaro che insomma otterremo un importante vantaggio, soprattutto nelle escursioni o di lunga durata e impegnative, e ancora di più nei trekking di più giorni. Quindi utilizzate sempre i bastoncini da trekking e imparate a usarli nel modo corretto. Allora, torniamo a questo bastoncino. Quindi abbiamo visto come si monta, diciamo. Per smontarlo basta pigiare questo pirolino metallico, reintrodurre il tubolare, e a questo punto il cavo interno si smolla e si può ripiegare il tutto in questo modo. L'impugnatura è un'impugnatura fatta bene, con del materiale morbido e assorbente, assorbe il sudore, dà una buona sensazione al tatto. La fettuccia è una buona fettuccia morbida, dove inserire il polso, ed è regolabile tirando verso l'esterno questa parte della fettuccia, e qui poi si sgancia questa parte plastica che blocca il resto della fettuccia, e in questo modo si può appunto regolare tirando da una parte o dall'altra. Il puntale presenta naturalmente la filettatura per inserire la rondellina per la neve. Questa è la rondellina piccola, si può inserire ovviamente anche una rondellina di dimensioni maggiori per le nevi più fresche e profonde. E cosa importante, da inserire nel puntale il gommino, il tappino di gomma. Perché è importante inserirlo? Per una serie di motivi. Allora, la punta metallica serve ovviamente per incidere un terreno erboso, per esempio sabbioso, fangoso, oppure la neve, soprattutto la neve piuttosto dura. Ma ovviamente sul terreno roccioso o sassoso non va assolutamente bene, è fastidioso proprio sentire il tac-tac metallico duro, che poi non dà nessun vescivolo via sulla roccia, non ha nessuna utilità. Quindi invece è importante ricoprirlo con questi tappini, in modo tale che questa gomma fa un po' come se fosse un po' una suola della scarpa,
di questo appoggio che noi utilizziamo, e quindi c'è un maggiore grip sui sassi o sulla roccia, e in più c'è ha una funzione di protezione della punta stessa. Questa punta, ovviamente, sui sassi e sulla roccia si consuma, si rovina, faccio vedere fino a che punto. Al punto da sparire completamente. Questo è un vecchio puntale di una vecchia bacchetta che ha tantissimi anni, e l'ho utilizzata all'infinito, e come potete vedere, allora non mettevo i tappini. In ogni caso, io li tengo poi sempre sostanzialmente su qualsiasi terreno, a parte quello nevoso, dove bisogna toglierli ovviamente, ma per il resto li tengo sempre montati. Può capitare, piccola accortezza, che diciamo, il tappino entra, sembra che sia ben posizionato e ben fermo, poi in realtà quando si cammina i tappini si perdono abbastanza frequentemente per una serie di motivi, perché non sono mai ben proprio, come dire, fermi sul puntale. Allora, una cosa utile da fare è prendere dal nastro adesivo, quello che per esempio si usa per i fili elettrici, dargli un giro in modo da ispessire leggermente il puntale. In questo modo, diciamo, c'è una maggiore presa del tappino sul puntale, e quindi c'è una minore possibilità di perderlo. Anche perché continuare a perdere tappini lungo i sentieri, questi sono fatti di gomma, di plastica, materiale plastico, e non è una bella roba lasciare in giro per la montagna centinaia o migliaia di tappini, quindi anche per una questione ecologica, diciamo. Quindi cerchiamo di fare in modo che i tappini siano ben fermi sul puntale. Allora, qui ho un bastoncino della Lecky e uno Forklift Quechua. Questo è un 500 Lite, e questo della Lecky è invece un Eagle. La Lecky è una marca assolutamente di grande qualità, però anche il prezzo è ovviamente di un certo livello, soprattutto su certi modelli. Questi che si trovano alla Decathlon, Quechua che sia, Forklifts, con modelli di diverso tipo, possono essere abbastanza economici o possono essere anche abbastanza costosi, dipende appunto dal modello. Questi hanno la classica chiusura e apertura a vite in questo modo, e la massima chiusura. Abbiamo una lunghezza del bastoncino che è così. Questo chiuso invece è così. Quindi capite che è la metà praticamente. Quindi la comodità è chiara, è ovvia solo a guardare questo raffronto, no? È leggermente più pesante. Questo bastoncino forse dà una leggera sensazione di maggiore solidità rispetto a questo. Però veramente una cosa minimale. Secondo me questo bastoncino è per persone che sanno usare bene i bastoncini, appunto, perché essendo sottile, abbastanza sottile, e quindi tendenzialmente un po' a rischio piegatura o rottura se lo si usa malamente. Appunto, bisogna essere bravi a usare i bastoncini nella maniera corretta. Però può essere un incentivo a utilizzarlo, e quindi a utilizzarlo al meglio. Poi, naturalmente, c'è anche una questione, oltre che di praticità, di comodità nel trasporto e nel peso, c'è anche una questione di prezzo. Questi due bastoncini li ho pagati 22 euro, tutti e due, spedizione compresa. Quindi è chiaro che 11 euro l'uno, non c'è paragone rispetto a quegli altri, che costano una ventina di euro, per esempio il 500, il Forklifts 500. Il modello invece, sempre Forklifts Quechua, quindi sembra la Decathlon, con questa modalità di chiusura costa ben 35 euro al bastoncino. Quindi
Quindi se ne volete prendere, se volete prendere la coppia dovete spendere 70 euro. Io ne ho spesi 22. Quindi diciamo ci sono chiaramente delle differenze di prezzo importanti. Quanto queste differenze di prezzo siano giustificate, questo lo devo capire utilizzando questi bastoncini. Io penso dal primo utilizzo che ne ho fatto che siano dei bastoncini, ripeto, validi. Detto questo, naturalmente la prova del fuoco sarà, diciamo, l'utilizzo intensivo. Quindi diciamo che vi potrò dire qualcosa di più concreto a fine estate, quando veramente li avrò utilizzati molto. Un ultimo consiglio, se volete spendere poco, non comprate però quei bastoncini che si trovano alla Decathlon, che sono telescopici e hanno i tubolari con dei fori e dei pirolini metallici che scattano quando raggiungono un forellino, e scattano dentro e bloccano la posizione, diciamo, di un tubolare all'interno dell'altro. Sono veramente bastoncini che io trovo molto scomodi e poco funzionali, perché non si può fare una regolazione precisa della lunghezza, e tutti quei fori, secondo me, diminuiscono anche la resistenza dei tubolari. Quindi no. Poi inoltre, oltre che avere una fettuccia come queste, larghe, morbide, hanno dei cordini che fanno solo male ai polsi. Sono economiche, ma veramente sono da non considerare. Quindi ci sentiamo alla prossima recensione di attrezzatura escursionistica, e se vi va mettete un like al video e attivate la campanellina per ricevere le notifiche dei prossimi video che pubblicherò. Quindi a presto per sentieri.